Un cordiale saluto e una buona serata dal TG6. In apertura parliamo subito di Covid con i numeri aggiornati della pandemia nella nostra regione. Sono 3.788 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2.171 tamponi molecolari e 13.962 test antigenici, mentre sono 1.967 i guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 48.802, più 1.800 rispetto a ieri. Di questi, 289 pazienti, più 15 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 8, più 3 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e sale a 3.419. Del totale dei nuovi casi positivi, 709 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.098 in provincia di Chieti, 827 in provincia di Pescara, 834 in provincia di Teramo, 98 fuori regione e 161 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Restiamo in argomento perché nei reparti dell'ospedale del Santissima Annunziata di Chieti non c'è una vera e propria emergenza per il numero elevato di ricoveri da Covid, ma l'aumento dei casi sta richiedendo una complessa organizzazione per isolare all'interno dei reparti i casi di positività che vengono scoperti dopo il ricovero. Una vera e propria bolla Covid, ossia un reparto nel reparto. Selenia Secondi. Alla luce del caldo eccessivo di questi giorni e anche dell'aumento di contagi da Covid, come sta reagendo l'ospedale di Chieti? Lo chiediamo al professor Cipollone. Sì, diciamo, l'ospedale si trova ad affrontare una duplice problematica. Da un lato è l'aumento di alcuni ricoveri, diciamo così, stagionali, cioè legati al caldo particolarmente forte in questi giorni, che in pazienti fragili come i nostri anziani può slatentizzare e quindi precipitare delle patologie croniche. Pensiamo allo scompenso cardiaco, all'insufficienza respiratoria, al soggetto con ipertensione e terapia farmacologica. Questo caldo può precipitare dal quadro clinico in questi soggetti e quindi condizionare la necessità di un ricovero in ospedale. A questa problematica, diciamo così, annuale, stagionale, si aggiunge invece il rebound della problematica del Covid, che sta vivendo quest'estate una inaspettata crescita dei ricoveri e quindi dei contagi e dei ricoveri. Non tanto come impatto da un punto di vista assistenziale, perché comunque il Covid di questo periodo in soggetti plurivaccinati è un Covid che ha un'espressione clinica più lieve, però crea problemi soprattutto di tipo organizzativo in ospedale, perché ogni reparto ha nello stesso reparto il paziente Covid e il paziente non Covid e quindi si creano difficoltà nella gestione di percorsi assistenziali o diagnostici. Pensate ad esempio a una TAC, un esame radiografico in un soggetto Covid che deve essere programmato in percorsi e in tempi differenti rispetto ai soggetti non Covid, o a una banale endoscopia che però, se da fare in un soggetto Covid positivo, richiede l'utilizzo di una sala dedicata, problemi di disinfezione ed altro. Per quanto riguarda invece la quantità di presenze nel reparto, l'accesso al reparto, si può parlare di una situazione stabile o si può parlare di un allarme, di un'emergenza? No, emergenza no, diciamo che in un reparto ad esempio come una medicina oramai circa il 30% dei soggetti ricoverati sono soggetti con positività del Covid. Molto spesso è una comorbilità, soggetti che entrano per una normale patologia di area internistica, quindi polmonite, scompenso cardiaco, patologia epatica, e poi si scopre grazie al monitoraggio continuo dei test che facciamo la positività. Quindi si crea la necessità di fare una bolla Covid, cioè un'area separata all'interno del reparto dove tenere i pazienti con personale sanitario dedicato per quell'area e che non sia promiscuo con le aree non Covid, e quindi una complessità assistenziale. E adesso una notizia di cronaca: è fissata per dopodomani, giovedì 21 luglio, ore 10, l'esame autoptico sulla salma di Anna Maria Deliseo, 60 anni di Lanciano, trovata morta venerdì scorso nel garage cantina esterno alla villa di famiglia in località Iaconicella di Lanciano. L'accertamento tecnico irripetibile sarà effettuato all'ospedale di Fermo dal medico legale Cristian Dovidio dell'Università di Chieti. Per il misterioso decesso, inizialmente ritenuto un suicidio della donna, tramite
impiccagione con un filo elettrico, è indagato per omicidio volontario il marito Adolfo Rodolfo Di Nunzio, 70 anni, vigile del fuoco in pensione, difeso dall'avvocato Claudio Nardone, che come consulente di parte ha scelto il dottor Riccardo Di Tanna di Vasto. Parti lese sono i 5 figli della coppia, patrocinati dall'avvocato Elisabetta Merlino, che ha scelto il medico legale Ildo Polidoro di Pescara. Cambiamo argomento perché continua ad alimentare polemica il Jova Beach Party in programma a Vasto il prossimo 19 di agosto. Stamani sono tornate all'attacco le associazioni ambientaliste che hanno illustrato le criticità che saranno portate nell'area del megaconcerto di Jovanotti. Paolo Renzetti. Diverse criticità ambientali sono state denunciate questa mattina in conferenza stampa dalle associazioni ambientaliste abruzzesi in merito al Jova Beach Party in programma a Vasto il prossimo 19 agosto. I rappresentanti delle varie sigle ambientalistiche ed in particolare Arci Vasto, Stazione Ornitologica Abruzzese, Gruppo Fratino Vasto e l'IPU hanno illustrato le ragioni delle critiche verso gli organizzatori. L'area scelta aveva delle caratteristiche ambientali e anche di interesse, perché zona di nidificazione del Fratino, presenza di specie dunali importanti, il ginestino delle spiagge, che il comune con un intervento di qualche mese fa ha spazzato completamente via, alterando un sito comunque che aveva una naturalità e che era destinato dal piano regionale e dal piano comunale a area di interesse naturalistico. Ora addirittura lo vogliono anche tombare per renderlo calpestabile, per farci un concerto. I concerti vanno fatti negli stadi, nei luoghi deputati e non in aree di interesse naturalistico. Ma il Fratino, che è il migliore indicatore biologico dello stato di salute delle nostre spiagge, che non stanno effettivamente molto bene, visto che è una specie che ha perso ormai il 50% di presenza negli ultimi 10 anni, a Vasto purtroppo quest'anno abbiamo avuto un solo nido, proprio nella zona di Fosso Marino, e la cosa grave è che durante la nidificazione c'è stato lo spostamento del Luna Park in una zona tra l'altro di potenziale nidificazione del Fratino, quando invece sulla vinca, sulla valutazione di incidenza ambientale, era scritto chiaramente che lo spostamento di questo Luna Park doveva avvenire al termine della nidificazione del Fratino. Cominciamo col dire che le spiagge in Italia sono state in gran parte distrutte per gli stabilimenti balneari, che si sono rimaste delle piccole zone, no? Dal nord fino alla Sicilia. Adesso su queste piccole zone superstiti, dove è rimasta una vegetazione e una fauna relitta di particolare importanza, come il Fratino, come in certe zone la tartaruga di mare, cioè, si è concentrata l'attenzione di questi organizzatori del Jova Beach, che chiaramente cosa comportano? Comportano lo spianamento delle dune, la distruzione della vegetazione e quindi rendono l'ambiente completamente inutile, non abitabile dalle specie di piante e di animali che sono tra l'altro tutelate a livello nazionale e comunitario. Restiamo a Pescara perché l'assessore regionale Pietro Quaresimale ha presentato il secondo numero di Piazza Bracci, progetto finanziato dalla regione e inserito nella rivista Voci Dentro, diretta da Francesco Lo Piccolo. Vediamo. Presentato questa mattina nella sede della Regione a Pescara dall'assessore alle politiche sociali Pietro Quaresimali, il progetto denominato Piazza Bracci è finanziato dalla Regione e inserito nella rivista Voci di Dentro. L'obiettivo è quello del reinserimento delle persone in stato di disagio. L'iniziativa affronta i problemi legati alla pandemia e post-pandemia. Avviato lo scorso dicembre, si è concretizzato con la formazione per psicologi e volontari e con Agorà nelle scuole sportelli di ascolto psicologico mobile sino a giugno. L'evento proseguirà sino al mese di settembre. È prevista anche la pubblicazione di un terzo fascicolo. Da gennaio poi sono diffusi sui social i recapiti del team di Piazza Bracci per appuntamenti pubblici, aiuti psicologici. È un progetto molto importante che ho voluto fortemente, dando appunto un contributo finanziario, un progetto che va incontro alle problematiche emerse nel corso della pandemia.
pandemia e soprattutto nel post pandemia. Questo progetto vuole andare incontro alle persone più fragili per evitare esclusione sociale e lotta alla povertà, ma anche per cercare di tutelare i minori. La particolarità di questo progetto è che è previsto uno sportello di supporto psicologico itinerante, quindi vogliamo andare nelle piazze, nei giardini per cercare di coinvolgere persone che sono in difficoltà, che spesso sono un po' restie ad andare negli uffici delle istituzioni, quindi con questo progetto vogliamo andare incontro a queste persone. Tutti questi livelli dello svantaggio, delle difficoltà e del disagio si sono però anche intrecciati in una lettura che ha voluto dare anche una interpretazione polifonica, corale, vista attraverso tante lenti di ingrandimento, e queste lenti di ingrandimento sono stati gli articoli che poi la rivista Voci di Dentro nell'inserto Piazza Bracci ha riportato. Parliamo adesso di lavoro, perché crescono le assunzioni nella nostra regione, a dirle un report elaborato dal Centro Studi di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila. Il dato preoccupante riguarda il difficile reperimento delle professionalità. Scusate. La formazione, soprattutto in questo momento storico tra crisi e transizione tecnologica, è sempre più indispensabile al fine di ottenere un posto di lavoro. Meglio se mirata, questo da facilitare l'avvicinamento degli utenti ad un mercato in crescita nella nostra regione. Infatti, l'ultimo bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ampal ed elaborato dal Centro Studi di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, ha fatto emergere come delle 12.670 assunzioni previste nel mese di luglio, il 37,6% sarà di difficile reperimento. Il dato sale a 29.560, considerando il trimestre luglio-settembre. Il 72,9% delle entrate riguarderà i servizi e il 27,1% l'industria. Per quanto riguarda i gruppi professionali in Abruzzo, il 46,6% delle entrate riguarderà impiegati, professioni commerciali e nei servizi, il 26,4% operai specializzati, conduttori di impianti e macchine, il 15,5% professioni non qualificate e l'11,6% i dirigenti, le professioni specializzate e i tecnici. Le maggiori difficoltà di reperimento riguardano, in Abruzzo come in Italia, gli operai specializzati, in particolare la categoria fondatori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria e professioni simili. Quella degli artigiani operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni e quella degli artigiani operai specializzati nell'installazione e manutenzione di attrezzature elettriche ed elettroniche. Di difficile reperimento anche gli addetti in professioni tecniche, tra cui in particolare i tecnici della gestione nei processi produttivi di beni e servizi e i tecnici in campo ingegneristico. A livello territoriale sono previste 3.350 entrate nelle imprese della provincia di Chieti, 8.040 considerato il trimestre, 2.610 nella provincia dell'Aquila, 5.970 nel trimestre, 3.860 nel Teramano, 8.490 nel trimestre e poi Pescara con 2.850 entrate, 7.060 nel trimestre. A Teramo, tra via Giacomo Paladini e via Vittorio Veneto, è stato intitolato un largo allo scrittore, saggista e giornalista abruzzese Mario Pomiglio. Un'iniziativa inserita nell'ambito del calendario di Aspettando il Premio Teramo e fortemente voluta dall'amministrazione comunale, che ha voluto rendere così omaggio ad una figura maggiormente rappresentativa del panorama culturale italiano, morto nel 1990. In ricordo nelle parole del figlio Tommaso. Si era gettato a capofitto in un volo lacero, convesso, aggirando due o tre volte il tavolo, aggrappandosi per un attimo a un cornicione, impigliandosi a un pistolo. Romanzo di disillusione, di controformazione, se vogliamo, di una di un entusiasmo politico che si riflette anche con una sorta di normalizzazione anche da un punto di vista proprio esistenziale, riassorbimento in una società sonnolenta, ma in qualche modo anche ineluttabile, quella dell'Italia del secondo dopoguerra. Forse proprio questo elemento
questo elemento ha risaltato malgrado la grande simpatia, il grande piacere che mio padre ebbe nel soggiornare, nel frequentare Teramo, però gli parve davvero in qualche modo che potesse essere un'ambientazione, una cornice esemplare per questo suo romanzo, quindi non solo per la dominante naturalmente abruzzese, di un'abruzzesità però che insomma in qualche modo in un momento anche lì di trasformazione, ma anche diciamo per una serie di, proprio dell'intera momento critico ma al tempo stesso pieno di dinamico, pieno di insomma diciamo di futuro ancora da scoprire che è nell'Italia del secondo dopoguerra e fino ai primi anni 60 quando lui poi pubblicò questo libro da Vallecchi vincendo il premio Campiello. È inutile ricordare la figura di Mario Pomiglio e quanto sia stata importante e legata al territorio teramano, ha più volte ambientato dei suoi racconti nella realtà teramana ma soprattutto è stato una delle figure più importanti nello sviluppo del premio Teramo, tanto che oggi una delle sezioni del premio stesso è dedicata proprio al ricordo della figura di Mario Pomiglio. Quindi quando abbiamo immaginato il percorso di rilancio del premio stesso con il nuovo presidente Simone Gambacorta e con il segretario Paolo Ruggeri, siamo ripartiti dalla valorizzazione di quelle figure che in qualche modo hanno dato lustro a questo premio, hanno dato lustro alla nostra comunità. È stato prima il momento di Gianmario Sgattoni, oggi l'intitolazione di questo largo a Mario Pomiglio, proprio per continuare su questo percorso. Torniamo a Chieti perché è destinato al pagamento delle multe elevate agli automobilisti alla sistemazione delle strade cittadine e periferiche. Lo hanno chiesto stamani 5 consiglieri al comune di Chieti. Una mozione per chiedere alla Giunta Comunale di Chieti di destinare alla manutenzione delle strade l'intero ammontare ricavato dalla riscossione delle multe elevate agli automobilisti. Promotore della mozione è Mario Di Ilio, consigliere dell'UDC, firmatario insieme ai consiglieri Serena Pompiglio di Azione Politica, Maurizio Costa di Forza Chieti, Bruno Di Orio per la lista Di Orio Sindaco e Riccardo Giampietro di Italia Viva. Dai calcoli sommari entrerebbero nelle casse comunali 842.000 euro, invece dei 421 previsti dal 50% dell'introito attualmente vigente. La giunta amministrativa di Chieti ha fatto una delibera nel maggio 2022 con la destinazione del 50%. Destinandola a delle finalità, laddove non viene prevista la finalità del rifacimento delle strade del manto stradale cittadino. In virtù del comma 5, articolo 208 del codice della strada, l'ente può destinare l'intera somma. Allora noi con questa mozione chiediamo che l'ente, la giunta comunale, rifaccia la delibera e destini l'ulteriore 50% delle entrate a destinazione delle multe e venga vincolato per il rifacimento delle strade. Tanti cittadini che si lamentano quotidianamente degli asfalti, degli avvallamenti, dei dossi, delle buche eccetera, ma non solo questo, è utile anche all'amministrazione di Chieti perché purtroppo tutti questi dissesti stradali penalizzano anche il comune, in quanto noi dobbiamo pagare spesso e volentieri dei danni causati da queste buche o da questi avvallamenti sia a persone che a cose. E anche in Abruzzo sbarca il movimento politico La Buona Destra, che si pone l'obiettivo di essere anche alternativa alla destra populista. Vediamo. La Buona Destra sbarca anche in Abruzzo. Presidente nazionale del neomovimento è Filippo Rossi, intervenuto a Pescara per presentare il partito, e anche la neocoordinatrice regionale, l'avvocato Giulia Napolitano di Lanciano. La Buona Destra è un partito politico di estrazione liberale ed europeista, nato a Torino nell'ottobre del 2020. Il giornalista Rossi ne è stato il fondatore attraverso il libro Manifesto che ne ha posto le basi. Siamo un partito in costruzione.
coalizione. Siamo finalmente una destra liberale, una destra moderata, una destra europea, una destra pensante, una destra che non urla, una destra che crede che la politica vera sia quella di, sia quella che investe sul futuro del paese e non scende sempre in piazza a difendere interessi particolari. La buona destra sta oggi con Draghi perché pensa che in questo momento la credibilità di Draghi internazionale, la sua indipendenza, la sua compostezza siano utili all'Italia. Questo impegno sarà un impegno motivato, perché è motivato dal convincimento politico in una destra sana, europeista, aperta, e quindi un progetto che ho condiviso in pieno quando mi è stato proposto e che porterò avanti con tutta la coerenza che prevede un pensiero politico in cui credi, perché anche credere in qualcosa è ciò che rende credibile la politica. E quindi uno scenario nuovo si apre in Abruzzo da oggi, sarà un lavoro impegnativo, ma ha una grande motivazione e una grande condivisione di pensiero, quindi diciamo che da oggi si inizia. La pagina degli eventi adesso, tutto esaurito al Teatro D'Annunzio di Pescara per lo spettacolo di Drusilla Foer. Dopo la consacrazione definitiva al Festival di Sanremo, Drusilla con lo spettacolo Elegantissima sta conquistando ora le piazze italiane. Drusilla Foer conquista Pescara e il Teatro D'Annunzio con il suo spettacolo Elegantissima, andato in scena nell'ambito della sezione teatrale del PEFEST, organizzato dall'ente Manifestazioni Pescaresi. Elegantissima, scritto e interpretato dalla stessa Drusilla, alter ego di Gianluca Gori, è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi fra il reale e il verosimile. Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un po' di lei, familiare per i suoi racconti così confidenziali e unica, per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico, come visto dalle immagini, si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. Elegantissima va in scena in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, fra le quali alcune inedita, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata da Loris Di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto. Siamo allo sport. L'ex attaccante del Pescara Franco Ferrari sta per relegarsi al Vicenza. Ieri la società biancazzurra ha ufficializzato l'arrivo del giocatore chiamato a raccogliere l'eredità del loco Luigi Cuppone. Andrea Costantini. È stato il cannoniere del Pescara nell'ultima stagione, arrivato in sordina e subito infortunatosi nel precampionato. Nel corso della stagione ha soffiato il ruolo da titolare a De Marchi a suon di gol. Franco Ferrari ha affidato pochi giorni fa ai social il suo saluto alla piazza pescarese, alla tifoseria, sperando un giorno di poter tornare. Scherzo del destino, ora il mercato lo porta a Vicenza, da una tifoseria legata a quella biancazzurra, da un gemellaggio solido e lungo 45 anni. Da un lato un po' di rammarico, il loco in fondo resta in Serie C, dall'altro un investimento molto importante del club berico, alcune testate parlano di 450.000 euro nelle casse del Napoli, che in attesa dell'ufficialità dell'operazione ha rilevato dal club di De Laurentiis il cartellino del centravanti argentino, il quale dopo le ferie è stato comunque in Abruzzo per riattivarsi in vista della preparazione nella struttura Zampacorta a Montesilvano. Proprio nelle ore che stanno segnando il futuro di Ferrari, il Pescara ha ufficializzato quel giocatore che sulla carta dovrebbe raccogliere
averne l'eredità in termini di produzione offensiva. L'operazione che ha portato Luigi Cuppone in riva all'Adriatico era stata impostata da giorni. L'attaccante lavora con il gruppo Appalena e arriva a Pescara dal Cittadella con la formula del prestito con obbligo di riscatto e si è di fatto legato al club biancazzurro con un contratto di 4 anni. Anche Cuppone ha affidato ai social le sue prime sensazioni, felicissimo di indossare questa nuova maglia, carico per raggiungere il massimo e portare questa piazza dove merita. Colombo pensa a soluzioni che possano valorizzare le capacità dell'attaccante salentino, un attacco a due con l'argentino Lescano, in quel caso il tecnico biancazzurro sogna il 33enne Pasquale Maiorino della Virtus Francavilla come trequartista, ma manca l'intesa contrattuale col calciatore. C'è anche la soluzione del tridente con Cuppone in un lato rispetto a Lescano. Qualche indicazione sarà fornita dalla prima amichevole, peraltro di prestigio, domenica a Palena contro i turchi della Dana Demirspor di Vincenzo Montella. A proposito, sempre domenica al botteghino saranno in vendita 299 biglietti al prezzo di 5 euro, ingresso gratuito per gli under 7. Intanto sul fronte mercato continua la ricerca di un portiere da parte del DS Dellicarri, che invece sul fronte del centrocampista centrale sta per chiudere per l'innesto del classe 2000 Erdis Kraja, che arriva in prestito dall'Atalanta. Italiano di origini albanesi, Kraja è nel giro delle nazionali giovanili dell'Albania ed è stato con il Palermo in Serie D e nelle ultime 2 stagioni in C con Grosseto e Lecco. E ieri il Collegio di Garanzia del CONI ha rigettato il ricorso del Teramo, confermandone l'esclusione dalla Serie C. La società ha annunciato ricorso al TAR del Lazio. Il sindaco Gianguido D'Alberto intanto continua a relazionarsi con l'attuale proprietà, ma fa partire il piano B e stamani ha inviato una lettera al presidente federale Gabriele Gravina. Prende avvio la procedura per ottenere un titolo di Serie D in sovrannumero. Abbiamo appreso ovviamente con tristezza la decisione finale della giustizia sportiva, del Collegio di Garanzia del CONI, ma non possiamo assolutamente farci prendere dallo sconforto. Ovviamente come sindaco prendo in mano la situazione per quanto di mia competenza, in una fase delicata, perché come giustamente ricordava lei la società ha preannunciato il ricorso al TAR e senza ombra di dubbio la società è un soggetto interlocutore, le ho già sentiti e coordineremo insieme le attività, perché l'obiettivo deve restare ancora fin quando c'è la speranza e ci sono gli strumenti e c'è la possibilità di avere la Serie C. Intanto ecco, coordinarci con la società per avere un'azione non schizofrenica, quindi muoverci in modo organico. Come sindaco sto già lavorando comunque da settimane a quella che è la prospettiva alternativa. Si lavora all'ipotesi di del bando ai sensi dell'articolo 52 delle norme federali. Ho già sentito il presidente Gravina, oggi abbiamo trasmesso una lettera formale per avere anche istruzioni, perché ogni attività, questo è molto importante, deve essere assolutamente coordinata con la federazione ed è ovviamente una procedura che deve tener conto anche del ricorso al TAR che la società sta portando avanti, che dobbiamo sostenere perché l'obiettivo è avere la Serie C meritata sul campo, ma ovvio parallelamente dobbiamo proseguire e portare avanti ogni altro percorso, perché il fattore tempo è il fattore decisivo in questo momento. Il tempo è il peggior nemico e quindi non possiamo correre il rischio di andare troppo oltre e quindi di procedere ad accanimenti qualora non ce ne dovessero essere le condizioni. Ecco perché pronto a qualsiasi azione, qualsiasi strumento che mi compete, a prendere in mano la situazione, è il momento anche della lucidità, del dialogo, del confronto e anche dell'apertura. Ricordiamo che l'ipotesi del bando, ai sensi dell'articolo 52 delle norme federali, prevede una manifestazione di interesse alla quale chi interessato dovrà presentare una proposta di progetto sportivo. Quindi anche l'apertura alla comunità, tutta, chiunque sia interessato a raggiungere l'obiettivo che noi ci poniamo prima di ogni altro, la continuità con dignità del calcio teramano, perché chiediamo rispetto a tutti, a chiunque anche oggi voglia avvicinarsi appunto a Teramo, alla comunità calcistica teramana, nella consapevolezza che c'è una prospettiva tutta ancora da scrivere. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili sul nostro canale social YouTube o al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buona serata.